Domenica dopo pranzo un cinguettio ridesta all'improvviso l'Italia dalla pennichella. Su Twitter, Corrado Passera annuncia che l'asta sulle frequenze TV si farà. Notizia che in pochi secondi diventa di dominio pubblico. L'agenzia ANSA, un'istituzione, la rilancia con la massima urgenza, tranne poi 20 minuti dopo annullarla di colpo. Si apprende che il ministro dello sviluppo non usa Twitter e che solo pochi giorni fa c'era già chi si era spacciato in rete per lui. Insomma, una bufala. Smentita che non restituisce però serenità alla politica, perché anche un bisbiglio, se è di assetti TV che si parla, è capace di suscitare una tempesta. Il falso Twitter della domenica serve così a confermare due cose vere: che il governo l'asta non sembra al momento intenzionata a farla, che Silvio Berlusconi, azionista di maggioranza della maggioranza che sostiene Monti, sulla questione non transige a difesa degli interessi della sua azienda, Mediaset. Resta dunque il concorso di bellezza, l'assegnazione gratuita di 6 frequenze per la TV digitale terrestre, che se messa invece all'asta, come dicono da tempo PD e IDV e ora anche la Lega, porterebbero dai 2 ai 16 miliardi d'euro nelle casse dello Stato, così magari da rendere più lieve la vita ai pensionati. Ma al di là della burla, la vicenda diventa comunque l'ultima e più plateale conferma che Berlusconi intenda far pesare i suoi voti sulle scelte di un governo che di quei voti ha bisogno. Dalle frequenze TV, passando per la patrimoniale che non ha da farsi e la lotta all'evasione da farsi invece senza troppa insistenza, il Cavaliere sembra ancora in grado di imporre veti.